All'interno del ciclo di incontri, mostre e visite guidate intitolato Celebrazioni Manfrediane per il 700° anniversario della Signoria Manfredi a Faenza, questo pomeriggio al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza si è tenuto un incontro sulla ceramica manfrediana. Oggi qui al Museo delle Ceramiche è una conferenza sulla ceramica manfrediana. Di che cosa ci parlerà oggi? E la ceramica manfrediana intendiamo opere che esaltano nell'araldica, ma anche nelle imprese dipinte sui vasellami, personaggi dei Manfredi e della corte Manfreda. E qual era il motivo più ritratto nelle opere manfrediane? Beh, senza dubbio lo stemma, che è lo stemma inquartato con i gigli in capo d'Angiò, ma anche le imprese, cioè queste figurazioni simboliche che volevano quasi sempre esaltare la dignità della stirpe oppure anche le qualità morali di un personaggio. Quindi vedremo materiali che hanno imprese di tipo simbolico, come ad esempio il caprone sarcinato, oppure per esempio ancora anche il temperino del Salasso, forse in memoria di un antenato dei Manfredi, cerusico o chirurgo, ma ancora altre imprese che sono poi quelle della Sala Viride o della Sala Verde nella residenza e sono ancora oggi visibili con appunto emblemi e imprese prevalentemente legate ai Manfredi. E visto che i Manfredi sono una famiglia tipica, cioè una famiglia storica di Faenza, la città di Faenza che influenza ha avuto in queste opere? Ma la città di Faenza è strettamente legata ai Manfredi in un periodo quasi oltre 100 anni in cui effettivamente i Manfredi hanno caratterizzato molto la cultura cittadina, hanno avuto anche sicuramente il ruolo di aprire la città al Rinascimento e in particolare con i rapporti con l'ambiente artistico fiorentino. E ancora hanno dato un grande incremento all'arte della ceramica, anche se poi loro, dall'altra parte, avevano un grosso vantaggio perché applicavano tasse ad ogni cotta, cioè ad ogni infornata. E quali erano i maggiori artisti che lavoravano per la famiglia Manfredi? Ma guardi, sicuramente medaglisti, per esempio Spirindio Savelli, ma anche ad esempio ritrattisti, pittori, addirittura opifici fiamminghi che avevano completamente rinnovato le tappezzerie del palazzo e naturalmente i maiolicari che a Faenza lavoravano in una corporazione e soprattutto alcune botteghe che, bene o male, diciamo, lavoravano e gravitavano anche con la loro economia su quello che appunto la corte riusciva a muovere da un punto di vista anche di prestigio. E quanti pezzi di questa ceramica sono ancora intatti? Si possono ancora vedere, anche qui al Museo delle Ceramiche di Faenza? Beh, il museo è molto ricco di testimonianze ceramiche manfrediane. Molte di queste sono tra l'altro state recuperate in scavi dopo la guerra, in scavi per la ricostruzione della città e dunque sono prove terranee sicure, ma ci sono anche delle bellissime vestigia, dei bellissimi campioni di ceramiche manfrediane in grandi musei italiani e anche stranieri e che sono dei veri e propri ambasciatori della maiolica faentina. Oggi al Museo delle Ceramiche una conferenza sulle ceramiche manfrediane all'interno di una rassegna più grande. E di che cosa si tratta questa rassegna? È un evento che ha coinvolto le principali istituzioni culturali di Faenza, quindi il sistema museale faentino, e che ha preso come pretesto appunto i 700 anni dei Manfredi. E quindi grazie alla collaborazione anche con Italia Nostra si sono rese disponibili le possibilità di mostre e di conferenze che sono iniziate praticamente all'inizio dell'anno, quindi già a febbraio. Sabato scorso è stato presentato il volume dedicato alla Pala Bertoni e poi a seguire c'è stata una bella conferenza del professor Savini e oggi appunto c'è questa conferenza sulle ceramiche all'epoca manfrediana che sono tra l'altro esposte proprio al Museo Diocesano che partecipa a questa iniziativa con
una bella mostra che coinvolge appunto tutte le realtà museali faentine. Quindi è molto importante anche andare a visitarla, perché ci sono dei bellissimi apparati, delle bellissime opere e quindi anche poi l'occasione per vedere un museo che è allestito in maniera eccellente, da poco aperto, e quindi è una bella opportunità, al di là di tutto, di visitare una nuova sezione museale faentina. Questa mattina a Faenza c'è stata una conferenza sulla presentazione del bilancio 2012 e le previsioni per il 2013, in cui hanno detto che non cercheranno di non tagliare al sociale, alla cultura e a tutto ciò che fa vivere Faenza. Per voi come museo questo cosa vuol dire? Cercheranno di non tagliare, questo bisogna capire. No, la situazione è abbastanza problematica un po' per tutte le realtà e soprattutto le istituzioni culturali. Noi stiamo cercando, insomma, di sopravvivere e di cercare di chiudere il bilancio sempre in positivo, quando non in totale pareggio. Cercheremo appunto, con tante nuove iniziative che prenderanno piede nel museo, di bilanciare il minor apporto del comune in termini di finanziamento con le nuove entrate date da bookshop, biglietteria, eventi vari, e quindi si cerca appunto di fare di necessità virtù e di inventarsi delle nuove cose. Ovviamente le disponibilità finanziarie che c'erano prima e negli anni passati non sono più disponibili, e quindi bisogna inventarsi qualcosa di nuovo per poi riuscire a portare avanti tutta la programmazione. È ovvio che una fonte importante che non costa nulla a nessuno è il 5 per 1000. Donarlo al museo è un aiutare la cultura faentina e aiutare chi, come la sottoscritta e come tutto lo staff del museo, cerca con professionalità e i pochi mezzi che abbiamo di portare avanti una programmazione soprattutto per le scuole, soprattutto per le famiglie. Quindi date il 5 per 1000 al museo, che serve appunto per portare avanti tante belle iniziative. Maria Erbacci per Faenza Web TV.